Vabbè, brevissimamente per introdurre, vabbè, insomma, a gusto della nostra città, tante eccellenze, sport, cultura, imprenditoria e tanto altro. E io sono un appassionato del programma dell'eredità e quindi incollato quando posso per i vari impegni, ho dato visione e da lì scopro che Andrea Ciarelli, uno dei professori di questo esercizio. Quindi da qui prendo contatti con Andrea che si è reso subito disponibile e gli ho chiesto se poteva, insomma, incontrarci i giornalisti per parlare un po' della nostra città, insomma, per l'affetto che ci lega alla nostra città, visto che Andrea è nato a Busto, Nato e cresciuto a cresciuto a Busto e Busto. quindi gli ho chiesto se aveva questa intenzione e lui è subito accolto. Insomma, il programma è molto importante, l'eredità è uno dei programmi più seguiti e devo dire che come intrattenimento è assolutamente molto importante, ecco, quindi mi sono detto, visto che nella trasmissione un ragazzo di Busto, che peraltro fa parlare di Busto, perché spesso insegna, cita Busto Arsizio, professore di Busto Arsizio, quindi è diventato un elemento che ho detto visibilità, insomma, e quindi che parla della nostra città, in una tematica differente rispetto ad altre tematiche, dall'imprenditoria e quant'altro, però comunque il varietà, l'intrattenimento è qualcosa che in questo momento forse ne abbiamo anche bisogno, visto il momento drammatico, pandemia e guerra, credo che sia molto importante. Da qui l'invito che Andrea ha subito colto proprio per l'affetto della nostra città.